Robby, non serve che fai la ferrovia, basta che usi il teletrasporto. Baca! Cavolo, tutto sto lavoro per niente! Cosa farei senza di voi iscritti? Cosa farei? Per fortuna mi avete avvertito, perché stavo per andare fino ai confini del mondo a costruire una rotaia che mi portasse all'isola dell'End. Ma non ce n'è più bisogno, perché mi avete detto che, beh, posso utilizzare quello. Calmati, piccolo Shulker, calmati! Presto ti porterò a casa e potrai vedere il mondo! Lui, vedete, è sempre stato in mezzo a queste rovine, mentre questi strani esseri lo guardavano! Bravo Shulker, catturalo! Catturalo! Stupidi Enderman. Signori, ora mi è venuta un'idea. Allora, mi avete spiegato che devo fare una rotaia che porti lo Shulker qui sopra. Forse possiamo farlo! Non sono pazzo! Possiamo portarlo oggi, e se riusciamo, ragazzi... Mamma mia... Forse riusciremo a completare uno degli obiettivi più impossibili di Minecraft. È per questo che sto facendo tutto questo. Per la mia vanità. Upsi, mi sono dimenticato di mettere la webcam. Ora prendo il minecart e ragazzi, ora c'è una legge in Minecraft, una legge ben precisa. Che un minecart può spostare una barca e mandarla in propulsione all'infinito. Senza tipo blocchi di redstone o le rotaie con la redstone. Quindi dovrebbe avere una sua forza propultrice. Buono! Quindi se tutto va bene, il mio shulker verrà attirato dal minecart, entrerà per di là e lo porteremo a casa senza dover fare quella epopea e odissea. Siete pronti ragazzi? È tutto pronto amico mio! Sei pronto di un biglietto? Aiuto! È già andato! Avete visto? Funziona! Funziona, signori miei! Ora non mi resta che prendere l'Ender Pill ed andare! Eccolo! Benissimo! Funziona! A volte, comunque, se non dovesse funzionarvi, assicuratevi di far molto bene una piattaforma qui che lo blocchi e fate anche più di un tentativo, non è detto che vada il primo colpo. Cacchio, abbiamo un problema, vediamo se invece glielo distruggo normalmente, se... Oh, ok! Ok, è uscito! È uscito dalla barca! Ok... Ora ragazzi dobbiamo farlo teletrasportare, benissimo, ok, ora nella posizione giusta, ora rimetto la barca qui, benissimo, no, no, e lo facciamo entrare, benissimo, oh ok, pensavo di non potercela fare ma ce l'abbiamo fatta. Ah! Guarda come sono incuriositi, ma che cosa sta facendo Gabby? Non sono affari vostri, ok? Ora dobbiamo di nuovo fare gli ascensori di pistoni per purtroppo. Voi dovete sapere che gli shulker si teletrasportano nell'arco di 8 blocchi dalla loro posizione, a quanto ne so io. Quindi noi dobbiamo impedirgli che una volta entrato nel portale non si teletrasporti in giro. Ma c'è un però. Gli shulker non possono teletrasportarsi sulla redstone. Ed è per questo che ho ben 32 blocchi di redstone. Mamma mia, voi non sapete la fatica, comunque... Ecco qua, ne prenderemo giusto un po' di redstone in prestito per fare in modo che lui non possa avere altra scelta che entrare nel portale che gli faremo. Quindi adesso qua ho già preparato tutta una bella struttura per costringerlo ad entrare dove vogliamo noi. A quanto pare non si può neanche teletrasportare sulle torce, quindi impedirò che lui vada qui intorno sulle torce. Alla fine dovreste avere qualcosa tipo così. Ok! Ragazzi, la prova del 9. Ora vediamo se funziona. Distruggerò questa barca e vediamo se lui entrerà nel portale. Se non funziona, potrei costringerlo con il pistone. Lo andrò a riprendere. Vediamo, dai. Spacchiamo e vediamo dove va. Vediamo. Ha spaccato la redstone! Ma non è possibile! No! Allora faremo in un altro modo. Ora entreremo con la barca nel portale. Bene. E ti costringerò a modo mio. Ecco, oh, 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 stai buono, tranquillo, occhio che non si faccia danno. Ora, oh, oh, ok, perfetto, perfetto. Ragazzi, ho capito cosa devo fare, devo distruggergli la barca. Ok, vaffanculo, va bene, va bene. Siete oh, sì, ok, avete visto? Non siete trasformato in giro, per adesso è libero. Ok, abbiamo tutto l'occorrente. Ora, se tutto va bene, dobbiamo poter posizionare... Vabbè, dovrei tornare un attimo a casa, ragazzi. Torno a casa, devo procurarmi due robette e poi siamo a posto per mandarlo nell'overworld. Ok, eccomi tornato con uno scudo, così possiamo proteggerci. Allora, mi sono preso un po' di carpet.
Bravo, vaffancuore, ecco. Perché il carpet ci permetterà di camminare dove c'è lui adesso. Quindi, ok ragazzi, siamo molto attenti a non venire colpiti. Porca vacca, ecco, vabbè, non importa. Volevo essere colpito perché ora devo mettere una leva. Perché voglio spingerlo di sotto. Ora dobbiamo mettere sia una leva che un pistone. Quindi dai, signorino, fammi scendere. No. Ma vaffanculo! Cioè, questo è il problema degli shulker. Solo questo è il problema degli shulker. Li odio! Perché mi sono messo a fare sta roba? Povero me! Quanti secondi? 300.000 secondi di levitazione. Io ti odio, porco schifo. Stai buono. Vai, 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 vai. Sì! Ok! Ora tiriamo la leva! Sì! È entrato! È entrato! Ce l'abbiamo fatta! Ora posso entrare nel portale, giusto? Io entro nel portale e sono respawnato a casa. Dov'è lo shulker? Allora, lo shulker purtroppo non nasce nel nostro letto come noi, ma lui va al centro del mondo di Minecraft, quindi alle coordinate 000, che praticamente sono il punto di spawn dove siamo nati noi. E... sì, dal caso che io più o meno so dove sia quel punto, dato che era lì vicino alla torre, adesso noi andremo lì e vedremo se il nostro amico Shulker è spawnato, perché se non è spawnato lì mi taglio, cioè praticamente mi uccido, perché deve essere così. L'avete visto tutti, è entrato, non si è teletrasportato, praticamente non ha avuto nemmeno un secondo quando ho tirato la leva per teletrasportarsi da altre parti. È entrato di netto. Woo! Andiamo a cercarlo, ragazzi, andiamo a vedere dove cavolo era, era da queste parti. Quindi sì, qua. Sì, sì, woo! Ci sono anche i carpet. No, vabbè, ed è entrato un cane con lui. Briciola! Lo spirito di pulce, ragazzi. Lo spirito di pulce l'ha portato qua. E come mai è entrato in una barca? Forse perché ho lasciato una barca? Cioè, non ha senso che è in una barca. Scusate, ragazzi, devo far fuori un cane. Mi dispiace tantissimo. Ma è l'unico modo che abbiamo ora. Porca vacca. Scusami, signore. Wolf. Vabbè, vabbè. Era un normale lupo. Non era un mio briciolo, non era un mio cane. In normali occasioni non l'avrei mai fatto, ok? Uno shulker nell'overworld. Un sogno che diventa realtà. Mamma mia, sì. Sì. E questo è solo l'inizio, ragazzi. Ora dovremo anche catturare un guardiano. Dovremo fare tantissime cose. Ma questo è il primo passo. Ora non ci resta che preparargli una stanza speciale. Preparare un luogo dove lo shulker potrà riposarsi. Noi gli abbiamo dato tutto. Gli abbiamo dato il nostro amore. Gli abbiamo dato le primizie. Gli abbiamo finalmente mostrato la luce del sole. Lui era là intrappolato. Lui sempre al buio, sempre a vedere un cielo scuro. E ora secondo me sta piangendo lacrime di gioia, perché finalmente può vedere il cielo. Cioè, noi gli abbiamo fatto solo del bene. Questo è un rapimento per un bene maggiore. L'abbiamo portato in acqua e sembra che in acqua però abbia il potere di darmi levitazione. Porca vacca. A quanto pare sei in acqua a sto cavolo di potere infame e insulso. Va bene, va bene. Ok, fai come vuoi. Allora, facciamo una cosa, facciamo un gioco, io e te. Allora, intanto mettiamo qua della cobblestone, vediamo se... no, non riesco. Va bene, fai a modo tuo, fai a modo tuo. Allora, dato che adesso sarebbe un casino portarlo di sopra, quello che voglio fare io, anche perché a quanto pare ora che è in acqua ha questo cavolo di potere di rompermi le balle, forse dovrò escogitare altri sistemi. Però va bene, dai ragazzi, si può fare, si può fare. Allora, adesso intanto mi costruisco una barriera, così non può uccidermi. E sapete perché faccio tutto questo? Perché voglio creargli una caverna. Praticamente, siccome ora è diventato un rompiballe, dopo tutto l'ho rapito, l'avrò anche portato in un luogo migliore, ma lui è un po' come un neonato che piange adesso. Ha visto la luce, è uscito dal ventre della madre per la prima volta, vede la luce, cosa fa? Ha paura, piange, non capisce ciò che è... deve abituarsi a questa realtà. Fino a che non sarà giunto il suo momento, noi lo terremo qua, al sicuro. E non metterò neanche un sistema di antifurto, perché basta lui. Allora, voglio fare un pavimento di sabbia, perché vorrei che proprio fosse tipo una caverna del tesoro. Secondo me, se faccio un pavimento di sabbia, viene molto carino. Ok, iniziamo, come ho detto, a mettere la sabbia. Così sarà già un attimino più carina, ma non tutta di sabbia. Bisogna mettere un luogo con dell'acqua qua, quindi... l'acqua l'ho messa, ora devo andare
a fare così con la cobblestone. Voglio fare i muri un po' di cobblestone. Per dare un po' l'idea di una caverna segreta, voglio usare le robe di mossi, che secondo me rendono il tutto un po' più carino. Quindi la facciamo sia di cobblestone sia di mossi, ma potremo ogni tanto mettere qualche cosa corrotta, ecco. Secondo me i blocchi viola simboleggiano l'Endward, quindi potremmo fare un effetto di corruzione, che praticamente lo Shulker, venendo dall'Endward, ha un po' corrotto questa caverna con questi blocchi viola. Secondo me è una cosa abbastanza carina. Ho fatto anche la S di Shulker qui, e ho anche due Shulker box che potremmo mettere in questa caverna, ecco, per renderla proprio il suo regno, no? Cioè, cos'è uno Shulker senza una Shulker box? A parte che secondo me gli vengono gli incubi, perché la Shulker box è praticamente come vedere uno Shulker impagliato, quindi potrebbe avere gli incubi stanotte. Ma no, sono dei guardiani, sono vivi, vedi? Sono i tuoi fratelli che comunque, guarda, riesce a rompere anche qua. Però dai, più o meno ci siamo, mi piace. Adesso tra un po' ti verrò a prendere, mio amico Shulker. Aspetta che chiudo qua. Eccomi qui con i blocchi di Undertale. Ne ho presi un bel po' perché fanno comodo, soprattutto per fare questa stanza. Secondo me questi blocchi che si trovano nelle fortezze sono perfetti. Ne ho presi un bel po', quindi ora vediamo fare una bellissima entrata a questo Shulker. Voglio proprio che sia bella carina, in modo di dargli una casa che gli ricordi casa sua, mentre non è a casa sua. È brutto land, però ad alcuni può mancare. Dopotutto è la sua casa, per quanto brutta sia. Però vedete, quando assaggerà la pizza, quando lo Shulker assaggerà la pizza, voglio vedere se vuole tornare nel land. Gli faremo una bella pizza. Beh, forse in Minecraft è la torta. La torta equivale alla pizza, quindi gli daremo una bella torta, se si comporta bene. Sto creando anche un tunnel per farlo entrare, perché altrimenti non va bene. Ok, credo di aver fatto qualcosa di intelligente. Ok, sì. Bene, questa è la leva passaggio segreto che potremo utilizzare. Molto bene. Facciamo così, chiudiamo il tutto. Anche qua chiudiamo il tutto. Credo che ci siamo. Woohoo! Ok, ora vedete, per aprire la porta bisogna andare qua e si chiude, vedete? Mentre se vado qui in mezzo alle piante, nascosta c'è la leva che ci permette di aprire ed entrare. Proprio come volevo. Qua dobbiamo sistemare poi. Ok, è giunto il momento di prendere quel irrequieto di uno Shulker. Signor Shulker, è giunto il suo santo cielo. Va bene. 2 secondi, datemi 2 secondi. È furbo. Se è furbo. Ok, ragazzi, velocemente, senza perdere troppo tempo. Corriamo velocemente e andiamo a portarlo dentro. Ok. 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 No, no. Oh, no. No! Si è teletrasportato fuori, come mai? No! Va bene, ok. Hai vinto tu! Hai vinto tu! Oh, premi la leva! Oh. Ok, ragazzi. Abbiamo messo lo Shulker. Il problema è che è successo un bug con la barca e si è liberato. Forse perché ho messo l'acqua bassa e questa cosa ha buggato il tutto. Vabbè, in qualche modo faremo. Sicuramente basta che crea un paio di blocchi, lo riprendo con la barca e ci siamo. Vabbè, dai, per ora è un po' libero, è là, felice sul tetto. Per oggi credo che la faccenda Shulker la possiamo concludere qui, mentre adesso dobbiamo invece aprire la faccenda Wither. Ok, allora, quello che devo fare è prendere un libro Looting 3, che fortunatamente ho. E praticamente adesso cosa facciamo? Nell'anvil ormai quasi rotta, andiamo ad enchantare una spada in diamante, che ci permetterà di andare nel Nether un po' più al sicuro. Boh, ragazzi, sono sempre più drogato. Che sta succedendo? Aiuto. Questi nuovi snapshot stanno distruggendo Minecraft, ve lo assicuro. Dobbiamo cercare una fortezza dell'Endward. Ora dovrei in teoria poter volare qui, quindi prova del 9. Sì, ok. Possiamo raggiungere le fortezze, in men che non si dica. Fortunatamente, mamma mia, quanto lavoro risparmiato con sti razzi. Perché voglio prendermi le teste degli scheletromboli. Degli scheletromboli. Quindi, ok, andiamo in cerca degli scheletrini. Dei bellissimi scheletrini scheletroni. Ragazzi, che dite? Così ci facciamo un paio di teste. Perché ci manca solo, praticamente se io vado negli obiettivi, ci manca solo un mob ostile da uccidere. Probabilmente solo il Wither, perché li ho trovati tutti. Oh no, non voi. Devo trovare i dannati teschi. Dov'è che spuntano? Eccolo là, uno.
Secondo me non me lo darà mai il primo colpo la testa. Cosa mi ha dato? Carbone! No, mi sono comportato bene. Perché mi date il carbone? Ah, sempre carbone e ossa. Vabbè, ragazzi, dobbiamo farmare. Prima o poi ci daranno una testa. Quindi dobbiamo star qua e usare la nostra spada looting, che ci aumenta almeno le probabilità di lottare. Giusto? Però della testa manco l'ombra per ora. Poi sta fortezza un po' spoglia, non ce ne sono tanti. Ci sono più pig zombie che wither skeleton, non va bene. Non mi dire che devo cercarne un'altra o fargli rispawnare. No ragazzi, non va bene, credo che devo cercare un'altra fortezza. Allora io direi che ci buttiamo e ne andiamo a cercare un'altra, per forza. Dai, magari ne troviamo una se siamo fortunati qua intorno. Guardate come lo sciotto. Guardate come lo sciotto. Guarda, è stra... Guarda come li distruggo comunque. Oh, l'elitria, quanto lo amo. Ecco, sono respawnati. Ragazzi, sono ore che sono qui e nemmeno uno mi ha dato una testa. Questa è l'ultima ondata, altrimenti credo che lascerò perdere per questo episodio e proseguiremo nel prossimo. Comunque è così che si ottengono le teste, è l'unico modo. Non c'è... No, quella era una mia testa! Immaginate se quella aveva la testa ed è caduto, no! Oh! È caduto dal cielo! È caduto dal cielo! La manna! La manna! Sì! Ok, 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 ne abbiamo tenuta una. Ora ce ne mancano altre... altre tipo... Altre due. C'è un motivo, ragazzi, c'è un motivo se sto facendo tutto questo. Oh sì, ragazzi. Ecco, ho deciso di cambiare la stanza di Emerald e renderla utile a qualcosa. Molto bene, sì. Sì, dobbiamo scendere in basso, così. Non abbiate paura. Venite con me. Ovviamente, signori miei, il Wither non è che posso evocarlo... Ecco, come dire... in un punto al di sopra dove può fare casino. No, no. Dentro questa caverna sarà perfetto. Non riuscirà mai a raggiungere la mia base. E qui potremmo ucciderlo. E ora iniziamo, ragazzi. Iniziamo a mettere intanto il primo teschio. Ne mancano solo due, signori. E dopodiché potremo sconfiggerlo e ottenere uno degli ultimi obiettivi di Minecraft. Perché voglio completare il gioco al 100%. E voi, maiali, anche voi mi aiuterete. Oh, sì. Vediamo se... Oh, cavolo. Non va bene, aspetta. Devo beccare il maiale giusto. Sì! Una volta che avrò evocato il Wither, libererò anche i pig zombie. Quindi se il Wither attaccherà i pig zombie attaccheranno il Wither e mi daranno una mano. Sì, ho fatto bene a portare tutti questi maiali qui. Ok. Ora vedete queste fence? Sapete a cosa servono queste fence? Vieni qua, piccolina. Ho un compito per te. È molto più importante che prendere fiori. Vieni, dolce amica, vieni. Vieni da me. Na 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 na. Vieni da me. Non ci credo. Non ci credo. Signora Ape. Ok, ora mettiamo l'ape qua. Signora Ape, signora Ape. Aspetta, la mettiamo qua intanto. Perfetto. E non è finita qua. Ne metteremo tantissime. Anzi, potremmo far riprodurre più api. Se ne portiamo un'altra, ne facciamo riprodurre 200 qui sotto. Voglio proprio fare 200 api se riesco contro il Wither. Forse non dovremo nemmeno combatterlo noi. Ci penseranno le api e i pig zombie. Non questa volta, Wither. Non sarò più io. Oh, non potrei sfogarti su di me. Ma ragazzi, questa sarà una cosa del prossimo episodio.